essendo l'agricoltura il primo settore di impiego, senza acqua non c'è agricoltura e dunque non c'è lavoro. Senza acqua non c'è educazione, perché molto spesso sono proprio i bambini quelli che per chilometri e chilometri devono trascorrere diverse ore della giornata per avere acqua. L'acqua in particolare, spesso per essere portata a casa è raccolta dalle donne, donne, spesso bambine, che camminano anche molti chilometri, e questo comporta un'altra serie di rischi legati agli abusi. Connessi al tema dell'acqua c'è chiaramente legata la salute e la sanità. Se non c'è l'acqua non ci sono servizi, se non ci sono servizi ci sono malattie. Negli ultimi decenni noi abbiamo avuto gli inizi di una crisi idrica di dimensioni planetarie. La maggior parte dell'immigrazione avviene nei paesi limitrofi, dove magari, come in Somalia, è successo, sono andati in Kenya. In Kenya avevano la stessa situazione perché stavano soffrendo in quel momento anche di siccità, si sono trovati 4 milioni di somali. Il problema fondamentale, se ne parla poco, per quanto riguarda il diritto alla vita, in particolare all'acqua, è mettere fuori legge la guerra. A cosa serve la guerra? L'accesso all'acqua oggi è diventato in tutto il mondo una necessità. Che l'acqua è una risorsa fondamentale, una risorsa che non è infinita. Credo che l'impegno di goccia a goccia vuol dire anche nell'espressione stessa che con poco si può far molto, cioè che già soltanto con un po' d'acqua si ritrova la salute, si ritrova la vita, la possibilità di costruirsi il futuro, di coltivare. Il termine goccia a goccia è emblematico e molto chiaro, nel senso che spesso per risolvere i cosiddetti problemi del mondo si pensa a delle strategie globali. Il bello del goccia a goccia è che trasmette l'idea di strategie piccole. Una goccia dopo l'altra per aiutare chi ha bisogno è una campagna appunto molto significativa, molto ben fatta, che chiaramente il Comune non poteva fare altro che sostenere.